Giù le mani dall'informazione. Le ultime esternazioni di esponenti del governo con linguaggio violento e volgare ai danni dei giornalisti ha portato i professionisti dell'informazione a ritrovarsi oggi contemporaneamente nei 20 capoluoghi di regione. A Roma c'erano anche i vertici della categoria, dall'Ordine dei giornalisti nazionale del Lazio alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Tutti in piazza per dire che gli attacchi ai giornalisti, la minaccia di cancellazione dell'Ordine dei giornalisti e l'intenzione di azzerare i fondi per l'editoria sono continui tentativi per sopprimere la libertà di informazione, sancita dall'articolo 21 della Costituzione italiana. È un'iniziativa senza precedenti, perché per la prima volta 20 piazze italiane si riuniscono per difendere la libertà di informazione e lo fanno non tra giornalisti, che sarebbe una manifestazione di corporazione, lo fanno con decine e decine di associazioni che hanno nel cuore la Costituzione. Anche a Roma è stato ribadito il valore sociale della libertà di informazione, che è il sale della democrazia, anche quando viene espresso un pensiero critico o una parola contraria. Noi riteniamo che l'informazione, come ci ha ricordato ieri il Presidente della Repubblica, sia un grande valore per la democrazia. E chi attacca l'informazione, chi attacca la stampa, chi attacca i giornalisti lo fa perché non ama il pensiero critico, vuole cancellare qualsiasi voce critica per affermare una forma di governo basata sulla propaganda.